Allora, dopo Maurizio Giovannoni, che era il presidente dell'Alderance, abbiamo Gianpiero De Clemente, responsabile della città di 21 Marina, quindi lo conosciamo come allenatore del Tremensuoli, però giustamente è lui che ha creato questa città di 21 Marina, quindi adesso è qui come rappresentante societario. Allora, mi sembra che questa partita è stata una vittoria secca per il città di 21 nel secondo tempo. Primo tempo l'Alderance ha retto un pochino, no? Innanzitutto vorrei ringraziare, perché è bene ricordare che Città di 21 Marina è una società di calcio che milita in promozione, e quindi il settore calcio a 5 è nato da una mia idea, ma da una concessione fatta dal presidente Chianese e dal presidente, l'allora presidente Domenico Riccardelli, con il benestare ovviamente di tutta la società. Quindi io innanzitutto ringrazio loro per questa opportunità che ci è stata data. E poi, parlando della partita di oggi diciamo che è stata una partita abbastanza equilibrata, ma perché erano due squadre che si conoscevano benissimo. Diciamo che a noi è andata più che bene, un po' perché ho sempre detto, forse con presunzione, che comunque individualmente abbiamo più spessore tecnico, secondo me. E quindi secondo me, sai, a lungo andare comunque questa superiorità tecnica sarebbe per forza dovuta uscire, fatta eccezione, sai, magari di piccoli colpi di testa. E io penso che sia andata così, grosso modo, con un primo tempo abbastanza equilibrato in cui tutte e due le squadre erano molto contratte, più per paura di sbagliare che per altro. Poi nel secondo tempo, insomma, comunque l'Alderance ha sofferto un pochettino quella che era la fatica patita nel primo tempo, quindi siamo riusciti a trovare gol e da lì in avanti, insomma, un po' più di fiducia in più, e siamo riusciti finalmente poi a terminare, a concludere con quello che è stato il gol del nostro portiere Giulio Caramarella. Quindi il risultato di 3-0, poi 3-1, 4-1 finale, insomma. Cambia poco, insomma. Cambia poco, se non nella felicità finale, che non abbiamo sofferto più di tanto, insomma. Come si può aspettare adesso questa finale? Mi sembra di aver capito che è con la Priglia, sperando di giocare appunto a Terracina, che comunque è più vicino rispetto a Latina, no? Sì, ma io non ne faccio una questione di vicinanza o lontananza. Se dovessi dare un mio parere, ti dico la verità, ringrazio sicuramente ecco, la possibilità che a quanto sembra ci sarebbe data dal presidente dello Sporting, Massimo Caringi. A me andrebbe benissimo Terracina. L'unica cosa che oggi come oggi, ecco, io penso che a livello di importanza, penso che sia una spanna un po' superiore a quello che è il Palabianchini. Quindi sinceramente... Però Palabianchini è come se la prima fosse in casa, invece a Terracina magari mezzo. È una partita secca a quel punto, tanto che noi facciamo 100 km, o ne facciamo alla fine per arrivare a Terracina 60 km, vorrà dire che faremo una sosta in più al bar e ci prenderemo un caffè in più, tutto qua. Quindi mi farà piacere farlo a Terracina. Però se dovessi esprimere un desiderio, mi piacerebbe l'ambiente del Palabianchini, perché poi, tra parentesi, lì ho arbitrato una finale quando ero arbitro di calcio a 5, lì arbitrai una finale di C1. Per cui ritornare in quell'ambiente, in veste completamente differente, insomma, per me sarebbe un carico di emozioni non indifferente. Come rappresentante del Sud Pontino, io preferisco Terracina. Senza dubbio sotto questo aspetto, anche perché poi parliamoci chiaro, è un po' il dramma di chi sta sempre a sud di qualcosa. Noi siamo a sud di Latina e quindi siamo visti come i meridionali di Latina, e quindi sotto questo aspetto sicuramente. E anche perché poi comunque Terracina c'è un pubblico che mi conosce benissimo, penso che in qualche modo ti farebbe per me. Poi il presidente Caringi porterà gente a vedere la partita sicuramente. Ma, presidente Caringi e anche l'altra società, insomma, Real Terracina. Pensieri e parole, giusto, se ricordo bene il nome. Real Terracina. Io penso che mi hanno conosciuto già da diverso tempo, sanno che persona sono, sanno che posso rompere l'anima, ma alla fine comunque, tra virgolette, mi hanno sempre voluto bene. Un giudizio sull'Alderance di questa sera, che credo che comunque questa sera abbia ridotto un pochino nel complesso rispetto al campionato. È una mossa tattica anche quella, perché non ci dimentichiamo che comunque l'Alderance è abituata a giocare una partita ben chiusa, perché sono abituati a giocare su un campo comunque piccolo, stretto. La mossa, ecco, di farla su un campo grande così comunque risulta essere stata positiva, perché si è denotato questa cosa nel secondo tempo, non tanto nel primo tempo, a mio giudizio. Dopo darsi pure che è tutta un'impressione.
D'accordo, mi sembra che abbiamo detto tutto, dobbiamo solo aspettare sabato prossimo, credo che sia questa la data, no? Sì. Speriamo bene, perché sinceramente quando si arriva poi ad una finale le emozioni sono talmente tante che si potrebbe non riuscire a esprimere quello che si ha realmente. Quindi io mi auguro che i miei e la nostra squadra riuscirà ad esprimere completamente quelle che sono le proprie potenzialità. Secondo te il 21 si iscrive al campionato C2? Cosa posso dirti? Non saprei cosa dirti, perché sai, è una mina vagante su tutti i fronti, è al di fuori di quello che può essere una logica, come lo è stato un po' l'Olympic Marina quest'anno: rinuncia alla C2, non si iscrive, poi si iscrive, poi si ritira addirittura la partita prima di giocare contro al Minturno, cioè lì mi sono cascato le braccia. Quindi voglio dire, viviamo in un mondo poco logico, dove le persone ormai sono abituate a fare una faccia davanti e agire in modo diverso di dietro. D'accordo, in bocca al lupo, appuntamento sabato prossimo. Grazie, arrivederci.